Allora, Italia Service Skill Contest, perché questo evento? Ha moltissime ragioni. Allora, i tecnici per noi svolgono un lavoro fondamentale, per noi e per i clienti soprattutto. La promessa del zero fermo macchina, la promessa del tenere in vita il mezzo durante tutto il suo ciclo vita è un qualcosa a cui noi teniamo moltissimo, e il tecnico è sul campo che svolge questo lavoro tutti i giorni. Spesso magari non ci se ne rende conto, ma abbiamo mille tecnici tra officina e su furgoni, e oggi celebriamo un po' le loro competenze, non solo le competenze diciamo tecniche, ma anche il modo che loro riescono a creare relazione col cliente, che è fondamentale. Un evento unico non solo perché è una prima edizione, ma per tutta una serie di ragioni. Spiegaci quale. Beh, allora sì, è una prima edizione a livello nazionale che svolgiamo e fa parte di un contesto europeo dove i finalisti della famiglia di prodotti controbilanciati e il finalista del prodotto da interno andranno a sfidare i migliori europei, quindi l'anno prossimo saranno due tecnici ci rappresenteranno in Europa e vedremo diciamo come si svolgerà il contest europeo e come riusciranno a portare anche l'eccellenza italiana in Europa. Oggi ospitiamo tutti i tecnici perché noi in realtà eroghiamo la formazione, lo sviluppo dei nostri tecnici in modo uniforme, indipendentemente dal fatto che se sono diretti o indiretti. Infatti oggi l'espressione dei 16 finalisti è mista tra concessionari e filiali dirette, che anche questa è una bella storia perché conferma la nostra volontà di coprire il territorio in questo modo e l'erogazione delle competenze in modo uniforme, e anche questa sarebbe una buona esperienza a portare anche in Europa questa particolarità italiana di copertura del territorio. Chi è il tecnico Toyota? Tracciaci un profilo breve. Noi abbiamo una forte cultura aziendale che parte dal Toyota Way, dal Toyota Production System, e questo è sintetizzato nel Toyota Service Concept, dove ci sono un insieme di valori e strumenti per affrontare il lavoro in modo consapevole, nel senso di ricercare dove sono eventuali sprechi nei processi o sprechi che in qualche modo risultano in costi non necessari, e anche il tecnico Toyota in questo contesto esprime questo tipo di valore nel suo lavoro, quindi molto aperto, la persona al centro, circondata da questo spirito di miglioramento continuo di fatto che esprime il marchio Toyota in tutti i sensi. Francesco, raccontaci di questo evento, come nasce l'idea e che cosa vuol dire? Allora, questo evento di fatto nasce con l'idea di premiare la passione con la quale i tecnici lavorano tutti i giorni sul campo. Effettivamente è un lavoro che, se ci pensiamo bene, viene svolto quasi in autonomia dal tecnico. Chiaro che sono un'organizzazione di back office che li supporta, ma è altresì vero che quando sono dal cliente rappresentano l'azienda e sono da soli dal cliente. E questa era un'opportunità per mettere in evidenza quelle che sono le peculiarità di questo lavoro, premiarlo, metterlo in luce e metterli al centro per una giornata di quelle che sono le attività che vengono fatte e metterle in mostra, in sostanza. Questa era l'intenzione di questa bellissima giornata, secondo me, perché alla fine vedo i ragazzi che sono molto, molto felici di questo e li abbiamo proprio messi al centro, come si suol dire. Se mettiamo al centro il tecnico, ci accorgiamo immediatamente che non sono solamente le competenze tecniche quelle che vanno a formare le caratteristiche proprio della persona, sono in effetti elementi di vario tipo che vanno appunto dalle conoscenze tecniche a quelle relazionali. A quelle relazionali si aggiungono e si affiancano in maniera molto, direi quasi ovvia, l'aspetto più delle soft skill del mondo Toyota, del Toyota Way, di quelli che sono i nostri valori. Obiettivamente, quando una persona esce e lavora, rappresenta se stesso, perché in ogni caso ci sono degli aspetti caratteriali che sono propri di quello che è, dall'altra parte rappresenta appunto l'azienda con i propri valori. Questi elementi di soft skill sono per noi estremamente importanti, al pari di quelli tecnici. E basta guardare le attività quotidiane, ci rendiamo immediatamente conto che la relazione in tutte le cose, a prescindere dal rapporto commerciale, economico ci può essere, la relazione è l'elemento fondamentale di tutti noi.
Riepilogheci le prove che hanno affrontato oggi i finalisti. Certo. Le prove sono di vario tipo, appunto le soft skill, come dicevamo prima, quindi una sorta di, se vogliamo, questionario sulle soft skill, sulle conoscenze di questo tipo. Sono la relazione con il cliente, quindi un'introduzione al cliente, una reportistica alla fine del lavoro. Sono prove di troubleshooting, quindi di ricerca guasto, di calibrazione dei mezzi, e una parte relativa a quello che è la nostra gestione flotte, che è l'eyesight, quindi una competenza che varia, proprio viaggia a 360 gradi su tutte quelle che sono le competenze, appunto soft skill ed hard skill del tecnico. Quello che in realtà fa molto la differenza è la passione che loro mettono in quello che fanno, e quindi questo è quello che vogliamo valorizzare in queste giornate: la passione, l'orgoglio. Quando parliamo di qualità in tutto quello che facciamo, in sostanza che cosa c'è dietro? Se andiamo a vedere, la passione delle persone nel fare le proprie attività.